Oggi dove atterriamo? È una sorpresa, guarda. Tu chiudi gli occhi e le riapri quando lo dico io, ok? Va bene, però mica Daudino, eh. No, tranquillo. Buttati mo. E vedrà, è una sorpresa dalla Madonna, eh. Raga, comunque, bentornati sul canale. Sono Alex e siamo qui nuovamente, raga, su Fortnite. E quest'oggi, raga, sono il bolso. Cadrà in questa location misteriosa che scoprirà appunto quando lui sarà arrivato. E comunque, raga, se vi spero sarete come anche per la caccia di era con un bel like, un pollicione di supporto e magari commentate visto con scritto. Misteriosa, ragazzi, perché oggi la location per il bolso è ancora misteriosa. Siamo al mercato delle orate. Beh, Dio, puoi aprire gli occhi. Porco di... c'ho pinnacoli. Ah, un topo, un topo. Oddio, che schifo. Porco di... non ci lavano i pinnacoli. Mi fa schifo. Guarda, e topi. Mamma mia, muoio. Aiuto, aiuto. Calma, non ci sono topi, non succede niente, vai tranquillo. Sentimi che camminano nel granaio, guardalo, un topo, oddio, ho paura. Lo sento, sai, guarda, un topo, oddio, un topo, un topo, un topo, un topo. Ma muoio, porco di... voglia, non ci voglio venire, a pinnacoli, ho paura, ho paura. Ma sei un uomo o una piva, porca miseria, non so topi, sono altri giocatori. Non esistono i sorci su sto gioco, come te lo devo dire? Ah, non erano topi? Ma secondo te i sorci imbracciano un fucile a pompa, scusa? Cioè, non ho capito, ma ti rendi conto di quello che cazzo stai dicendo? Vabbè, ma io stavo scherzando, recitavo, cioè non avevo paura. No, ma tranquillo che me ne ero accorto. Comunque è più probabile che siano qua sopra i sorci, dato che sei sul granaio. No, mi butto giù, io mi sbatto di sotto. Vieni indietro, per l'amor di Dio. Spegnete quella videocamera. No, raga, io il bolso a pinnacoli non ce lo porto più, raga, veramente. Non si può essere così molesti, così scassa cazzo. Boh, guardalo. Bello, nice shot, mamma. Hello? You are an Hawaiian dancer, my lady. No, 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 scherzavo, scherzavo. Buona, buona, buona. Buona! Quando ho sentito la doppietta, raga, mi sono cagato a mano, non ve lo nego. Adesso abbiamo delle bende e la cosa mi garba veramente tanto la fagiana. Mi metto qua. Bendina tattica, dopodiché miei cacciatori andiamo a trovare Rosita, le sue uova e soprattutto le facciamo vedere come la prende da dietro Galetto. E lo credo bene. Childone per noi, ragazzoli, veramente è una roba spettacolare. Adesso... dove è il mio orecchio, raga, perché non so abituato a sta pinnacoli. È veramente, è un'orgia continua. Avete presente l'orgione che va avanti l'altro giorno, quello del magombo in spiaggia mentre uno dorme, che si trova un culato. Ma è qua, bello, no. Ma che se sce... raga, ma sei stato malissimo anche lui. Ma è un pazzo questo. È un folle. Cioè, raga, mi ha preso, ma lui ci ha fatto un danno dalla Madonna, eh. Adesso dove sei lì, Rosita? Vai qua, dove andiamo a prendere... Aiolo, è scegne, è schifo, mi fa schifo, scegna, rovina, marcato, aiuto, ha paura, è scegne. Buono bolso, è qua! Non è adatta ai deboli di cuore, pinnacoli pendenti, me ne sono accorto, porca... Boni, ti prego, dammi ne uscire... Raga, pinnacoli mi ama, cosa vi devo dire, ragazzi? L'abbiamo trovato un culo di shield. Ma c'è un'altra Rosita. Sì, oh, raga, però questo qua lo siluro, eh. Cioè, uno col siluro me lo devo fare, me lo devo capare. Perché? Perché sono sicuro, ragazzi, più di tanto non... cioè, se continuiamo a fare così, ragazzi, più di tanto non campo, eh. Boni. Oh, ho spaccato il tetto, ho fatto il parquet nuovo. No, però Rosita sei una puttana... puttana di merda. E a prendere! Oh, boh! Ah, ok. Chi sta a sparare a me? Dove sta? Ah, è qua! La mia pulcina! Oh, guardalo! Ma se fa lì... uè! Ombre! Flambe! No! Ok. Oh, ho tarrato con le spalle. Raga, ma che orzo... ma che orzo ci siamo messi? Ma un razzetto in più me lo date, per favore! Gimme... no, niente, ragazzi, c'è... guarda, c'è altro... bello! Attento! Attenta Rosita! Ragazzi, ma che bella sniperata gli abbiamo dato. Questo qua c'è... ragazzo, cioè... già un lì di... pam, 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 così. Oh, lì da fucking qua. Raga, a parte che si sta facendo... ecco, il bello di pinnacoli è che non ti sposta più di tanto, ragazzi. Basta stare in città e trovi un culo di gente. Ok, ne manca 9. Una... linea rossa era quella. Era quello stronzo di prima, che poi si è nascosto. A merda.
Uzio, cosa vuol dire che non ci torni più sul Vinderbus? No, a me queste cose non piacciono, me ne vado al mercato delle orate. E va che permaloso, bolso, dai, non fa così. Ma buttato sul... Non è buona. Non so che dirvi, raga, il bolso si è preso proprio malissimo. Adesso devo trovare biscotti per mio papà Odieno. Stamattina ha fatto colazione con crosta di formaggio e mi ha tirato bestemmie perché a Mocca non ho fatto lati. Non ci voglio credere. Mi chiamo Pioloca, figlia di Odieno, scenduta Gioenlande. Si dice scesa, non scenduta. Di porco, sono normanna, che cazzo ne conosco da italiano. Ok, calma, non t'agitare. Devo trovare biscotti per mio papi, poi vai o torna a casa. E mi prometti che non ci vediamo più, che ne ho già abbastanza del bolso. Così essere bolso, marca del concime. Ma non ci sei andato troppo lontane. Ho visto che c'è della gente qua. Io ho distratto da migliori scudieri di Odino. Non puoi uccidermi. Mazziare tue. Muore tuo stronzo. Ma io ho un personaggio normale, lo incontro. Cosa tu dici? Ho detto solo magari di guardarti un po' intorno, perché potrebbero esserci un sacco di gente. Insomma, siamo appena atterrati e vedo già un pochino tanto movimento, ecco. Questo fieno ricorda me quando scopavo con mio fratello dentro stalla con Moche. Posso non saperle certe cose, ma lei è un mostro. Mostro che dà via fieno per soldi. Guaccio, al tempo. Tu abbi ascolti per mio pieno. Ma te sei peggio dello sguercio, porca miseria. Raga, facciamo che ci calmiamo un attimo, che io ho incontrato un'altra stordita come il bolso, porca miseria, non ci credo. Buono, eh. Ma dai. Ho preso male le misure. E mia galina. E sono poi cazzata. Buono, no, poco bello. Attento che arrivo. Attento. Che? Dai. È buono. Oh, dai, vabbè, raga, si è fatto. Cos'è, raga? La tua dei piccioni, io mangiare sempre loro uova mattina. E le mangia crude? Sì, ma al massimo più del salmone e l'uosi. E non penso sia un granché. Demagresce tantissimo, diventa modella. Facciamo che non ti rispondo. Dov'è sparito, porca? Mado, è sceso. È sceso veramente. E qua. Bello! Dai. Oi, cocco. Fatti vedere, dai. Dai, cocco bello. E dai, esci, non fa la... Non fare. Oh! Oi. Buona. Boh! Si non fa per nessuno. Dai. Oh, sto calmo. Calmo. Madonna, si sguscia. È un topo, è un sorcio, porca miseria. I sorci, raga, che girano sotto i cunicoli, quelli che odio al bolso. A me piacciono topi, papà Odieno, c'è casa piena di topi. Io essere cresciuta insieme a topi, essere molto miei di amici. Sì, un giorno devo proprio farti conoscere un certo sguercio. Io. Ragazzi, c'è un bombarolo lucente qua dietro, andiamo a prendere. Andiamo a prendere, mia Rosita, mia gallinella. Dove stai? Dai, ecco, sentite, ecco. Ecco. Oh, ma porco due. È un periodo che non riesco. Ma è per lei grande. È buono. Oh, oh. Bella di pianta, spero che ci siano scimmie. A me piace tanto le scimmie. Ok. Bello. No, vai. Attoglie. Vado. È sparito. Raga, l'abbia distrutto. Dai, cubo, lo fatti vedere. Dove sta mia Rosita? Oi! Mia Rosita! Bravo! Mia gallina! Ragazzi, cioè, aperto quel buco, si è beccato una strombolata di colpi, che è diventato incoglionito tutto in un colpo. Potete ammirare il fagiano durante, possiamo dire, il crepuscolo. Cerchi un riparo, meglio, una fagiana. Guardalo. Bello! Salivi, eh? No, allora, Coco. No, stiamo mica a fare il presepe, eh? Adesso. Io mi chiudo questa cosa, anche perché io non sono safe. Non sono in safe e non va bene. Amico. Bravo. No! Ma mia. Ma no, è il pollo di. No, è la gallina di prima. Buona, vedi che. Vedi che ha fatto le uova la gallina. Il lanciagranate, ultimamente posso dire che è il mio incubo. Dove? Dove scappa? Ma dove va? Vabbè, raga, pensavo mi pushasse, sinceramente. Comunque andiamo bene. Ragazzi, adesso lui diamoci tutto sto tipo, poi lo voglio andare a prendere quella. Non ci dubbio che lo lascio volare via così un fagianino, così guardando le basta. No, signori. Bello tonno del fiume, io voglio mangiare del tonno. Buona un attimo, eh.
Ma porca troia di poco. Adesso non so se il Levi Sniper ha la rapidità di fuoco come gli altri. Boh no. Come gli altri fucili. Boh no, Cocco. Respira! Fai come un aerosol. Sta buono. Dicevo, il proiettile è veloce come gli altri cecchini o più rapido? Se vuole. Meno male. Ho dubbi esistenziali che mi faccio, perché ragazzi non so se magari devo cambiare traiettoria. Allora, ma mi scusi, ma lei è un po' stordito, cioè vede che c'è il tipo dietro che la sta cecchinando e lei la dà le spalle. Io do sempre spalle quando vecchiengo de casa de Odino viene de vuole de me. Ma guarda che non è indispensabile parlare, cioè uno può stare anche zitto, cioè magari ragioniamo un pochetto di più, non serve dire ste minchiate. Ragazzi, ci sembra la luta del meditore, che vedo che c'ha anche un ciagone, che purtroppo non posso stoccare perché sono veramente... Cioè, ragazzi, posso dire che a robe di salute, di vita, sono messo veramente da Dio, eh. Ragazzuoli, non vorrei niente, in questo momento ragazzuoli sono veramente... Ah, con lanciarazzi mi ferma... Madonna, diciamo, infatti, cazzo, si... Porca troia, buono! Madonna! Oi, buono! No, non è scherzavo, ma c'ha la mia... C'ha la mia... Dai, oh! Mi vuole fare del male, ma secondo me neanche tanto può. Neanche tanto può. Vuole, mica te. Su. Respira. Fare mica tu sto. No. Oh. Voglio di Giuda. Voglio di Giuda. Buono. E rilassa. Stai calmo. What? Raga, buono. Pensavo mi crushas un'altra volta. Spanculo, faccia di merda. Non posso neanche usare il chug per dire prendere l'altro, perché leva già la storia. Un altro. Raga, ma è uno stupro. Cosa sta parlando? È uno stupro continuo. Dove stai, mio friend? Vieni fuori. Su, dai che arriva Storm. Vabbè, io me ne vado. Hello? Devo uscire per forza, sennò. Eccolo. Attenta. Attenta. Dove è Rosy? Rosy, dove sei? Ah, eccola qua. Che bella. Mia! Ma aveva la doppietta il tipo, raga, ha preso una paura boia. Ho detto, se questo mi caccia due colpi mi sciotta. Porco due, ragazzi, porco. Porco numero che dopo l'uno. Qui ci muoio, ma porca troia, lui viene con me. Porca troia, se vieni con me. Mio. Oh, madonna. No, dove vai? Arrivo anch'io, eh. Attenzione. Attento, sì. Raga, questo è quello del lanciagranate di prima. È la faccia di merda di prima. Dove vai? Dove sei? Vabbè, dai, ma... Ma... Sto in fight col tipo, fatti un po' i cazzi tuoi. Niente, raga, mi ha rovinato il fight. Il minchione mi ha rovinato il fight. No, mi sentivo cose chiuse come quando hanno cercato i bufali di provare approccio con me. E in gruppo e branco. Ma con tutto il bene che ti voglio. Questa zitta un attimo. No. Lo voglio bloccare nella storm quell'altro. Blocca. No. Ho fatto una cazzata. Ho fatto. Ho cercato di bloccare, ma si è piata una svampata. Della Madonna. Me sa in granate anche, ma almeno ho preso miei biscuotto per Odieno. Meno male.